da Gauto Mitsubishi Motors in via Nazionale Torrente Mercogliano Avellino. La signora ha scelto il Crusco per celebrare il Natale. Sì, come sì, come porta porto? Ah, con il baccalà. Baccalà e Crusco. Buonissimo. Come? Si chiama baccalà alla pertecaregna, sì, è la nostra tradizione. Noi non abbiamo pesce fresco perché siamo fuori dalla costa, diciamo. Baccalà e peperone essiccato. Ma poi ci mette qualche altra cosa, signora, oltre il baccalà, o no? Un po' di peperoncino e poi... No, dico oltre il baccalà questa certo, sera, come si aspetta in Natale? Certo, spaghetti alle vongole, antipasto, cocktail di gamberi... Ma si tratta bene, certo, insomma, anche un po' di novel così. Lei invece, insomma, come lo passa il Natale? Una volta finito il lavoro, insomma, sono, fare una sono bella a pranzo, certo, sono a pranzo da noi, nella nostra famiglia si fa il pranzo della vigilia. Qui c'è la nonna, 92 anni, che è il nostro fulcro, sì, familiare, quindi siamo tutti là. Finiamo qua e andiamo a mangiare dai nonni. Che vi pappate? È là di tutto. Tante cose buone, cioè? Baccalà alla pertecaregna. Poi cosa vabbè, ci sarà? Fatto di tutto. Il baccalà lo facciamo in 6-7 modi diversi. Più baccalà e meno capitone. No, anche il capitone perché è un augurio, c'è tutto, a casa c'è tutto. Lei come trascorrerà il Natale? Sicuramente a tavola. A tavola in famiglia, tutti i fratelli, sorelle, in famiglia. Che ha preparato di buono? Peperoni imbottiti, scarole sciolte, baccalà, tutta questa roba che si prepara per... No, spaghetti e vongole, cozze, fasolà, tutte di più, si mantiene leggero. Leggero per oggi, e poi si aspetta a mezzanotte e poi si ricomincia domani. Ah, quindi lei fa una non stop a tavola. A tavola, so. Complimenti, auguri. Ok, grazie, Otto. Capitone? E sempre, non ci deve mancare il capitone, no? E quanti chili? Quanti chili? No, giusto per la tradizione, un paio di capitoni ce lo mangiamo. Un paio? Sì. Ma quelli capitoni non è che è tanto grosso, è piccoli. Auguri, insomma, cosa avete preparato di buono? Ancora niente. Ma ci sta pensando, perché mai mancano. Sto pensando, ma sono ospite, quindi praticamente sarà ospite, quindi non mi preoccuperò di cucinare, di preparare qualcosa. E le anguille arrostite, i gamberetti. E poi del vino buono, del vino. E questo è un capitone? Sì, sì. Poi che sì, sì. Sotto, sotto. Sì, le anguille arrostite sempre, a me mi piacciono molto, la verità. Grazie. Natale lei lo trascorre qua oppure sarà a tavola? Sono a tavola con la famiglia. Quanti ne siete? Ne siamo quattro in tutto. E cosa avete preparato di buono? Un po' di roba di Natale. Cioè? Pesce, insalata di rinforzo, questa roba qua che si mangia a Natale. Un capitone? Un capitone noi ce lo mangiamo. Ogni tanto va bene, capito? Soprattutto non deve mancare l'ananas per Natale, centro d'aula, l'ananas e il melone, perché l'ananas scioglie grasso, l'ananas. Uno diventa più magro. Più magro, più ananas ne mangi, più magro diventa. E non c'è bisogno di fare la dieta, mangiate più ananas che dimagrite. Lei è dimagrito parecchio, quando hai visto? Parecchio, tutti i giorni ananas. Ciao.